Buonasera. A Cipollini! Cipollini! Dove sei andato a finire? A Cipollini! Dove è Cipollini? L'avete visto? Dove è Cipollini? Quando ho fatto, ha sentito anche l'annata, vero signore? Non ho bevuto un vino d'annata, un'annata di vino ho bevuto, signore. Tutto l'83. Eccolo lì! Porca miseria! Chi è? Fermo lì! Chi è? Dove va? Chi è? Cosa fa? Perché qui? Non sia lì! Venga qui! Fermo là! Dove va? Cosa fa? Perché qui? Fermo lì! Non sia lì! Vada là! Ma lei è della banda dei vigili per caso, perché così mi sembra che... Mi sembra che il tempo lo regga male. Ah, come no? Peccato che a me sembra che lei l'alcol lo regga molto male. Sacco. Ferma lì, cosa fa? Ferma lì, dove vado? Non sei mica qua. Ma stia, mi mette ansia! Stia fermo là, cosa c'è? Fermo lì, cosa fa? Dove va? Mi dia la bocca. Mi dia la bocca, la bocca. Ascolta, oh platinette. Lei non si deve permettere come pubblico ufficiale di chiedere a me, cittadino comune, qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma cosa ha capito? Ma quale amicizia? Mi serve la bocca? Per gonfiare il palloncino, fermo lì, dove va? Cosa fa? Guarda il viso. Ma ricomincia, ma stia fermo! Mi fa imbriagare! Dopo se risulta positivo la causa è sua, io glielo dico. Fermo lì, cosa fa? Dove va? Allora, sì. Lei mi deve gonfiare questo palloncino. Ma bene, allora io il palloncino glielo gonfio, però lei va a giocare fuori che qui c'è la gente. Ah, vabbè. E si può fare male qualcuno del fuoco. Come no, come no. Applaudite, applaudite. E allora, visto che lei fa tanto lo spiritoso... No, fermo la cosa fa, venga qua, non stia la fermo la cosa fa, cosa fa? Questo è un mandato di comparizione in tribunale, lei sarà processato per direttissima. A me? Certo. Per direttissima, vada zig zag per direttissima. Non si preoccupi, stavolta va dritto come un fuso. No, guarda. Il tribunale è là. Non stia lì, fermo lì, vada là, vada là, non stia lì. Allora, caro Cipollini, la colpa è tua, sono preso la multa, l'avevo detto, ci si vede a Montecatini alto, lui come vede una salita si ferma, bello docciato, e poi un'altra cosa, quanto tempo ti danno che vinci e apri quella boccia da 4 litri di spumante, no? È inutile che poi la butti addosso alla gente a sciupare tutto quel ben di Dio. Mettilo nella boraccia, può sempre servire. Troppo pazienza. Avviso di comparizione. Ora mi tocca andare a fare questo processo, io non capisco, a me persona onesta, sempre pronta a aiutare il prossimo, che a me quando mi dicono già di aiutare qualcuno, dico va bene, aiuto il prossimo, sempre. A me quelli che non aiutano la gente li ammazzerei tutti. Ho ragione, allora mi danno una mano a portare la bicicletta sul palco per piacere, dai, almeno fai qualcosa, forza! Vai, vieni! Grazie, vai! Vatti a riposare che non ti fossi stancato troppo! Ecco, ora mi tocca presentarmi qui, non c'è nessuno! C'è nessuno!
c'è problema, io aspetto. Tanto si sa come vanno le cose nella giustizia in Italia. Ti chiamano però prima che ti processano, passano anni, 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 anni. Godzilla. Tutti in piedi. Entra la corte. Basta! Basta! Ho paura sta roba qua. Allora. Buonasera. Sera. Seduti. C'è alzato nessuno per dire. Sì. Bene, allora sì. Lei, signor Merigo? Sono io. Si avvicini alla corte. Si allontani dalla corte. Sì. Niente, allora veniamo a noi, signor sì, ma Merigo. Allora, signora Brigitta Boccoli, io. Allora, io prima se cosa mi dichiaro innocente. Prima di stare a mettere su tutto e per il me sono Ironside, tanto nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so, nessuno mi può giudicare, nemmeno embriaco. Allora, signor Merigo, sì? Innanzitutto lei non deve alzare la voce perché non dimentichi che io sono la giustizia. Ah, è lei la giustizia? Sì. Scusi, allora mi dispiace tanto per la sua automobile. Cosa c'entra la macchina? No, perché sento sempre nei giornali che c'è scritto la macchina della giustizia stenta a mettersi in moto. Lasciamo stare, bene. Silenzio! Silenzio! Guardi, silenzio! Allora, sì? Facciamo così, signor Merigo, sì? Andiamo per gradi. Ecco, andiamo per gradi. Allora... io piglierei un camparino, non so. Lei cosa prende? Io ho una quattro stagioni. No, dice ne vogliono otto a lei di stagioni, scusi, no. Ma lei è una guardia del corpo o un corpo a livello di guardia? Scusi, perché sta per strabordare il signore. Silenzio! E lei cosa prende, signor giudice? Io una margherita... Silenzio! Allora, vi prendo tu, vi sbatto in galera tutti e due per 20 anni. Bravo. Andiamo avanti con questo processo. Andiamo avanti. Guardi che lei qui mi sembra un plurinquisito. Qui è stato consegnato, da parte del vigile, un verbale per guida in stato di ubriachezza. Sì. È sabato. Buonasera. Buonasera. Oh, Cipollini! Cipollini! Dove sei andato a finire? Oh, Cipollini! Dove è Cipollini? L'avete visto? Dove è Cipollini? Quando ho fatto, ha sentito anche l'annata, vero signore? Non ho bevuto un vino d'annata, un'annata di vino ho bevuto, signore. Tutto l'83. Eccolo lì! Porca miseria! Chi è? Fermo lì! Chi è? Dove va? Chi è? Cosa fa? Perché qui? Non sia lì! Venga qui! Fermo là! Dove va? Cosa fa? Perché qui? Fermo lì! Non stai lì! Vada là! Ma lei è della banda del bici!